Certo, 10 anni fa il problema del pubblico non si poneva così. Tra il 65 e il 68 vi fu una fioritura di registi oltraggiosamente ostili al cosiddetto gusto del pubblico e a quello dei produttori. H2S, di Roberto Faenza, era il prodotto di quell'atteggiamento. Città, ordine, legalità, benessere, felicità. Ordine, legalità, benessere, felicità. Ordine, legalità, benessere, felicità. Ordine, legalità, benessere, felicità. Ordine, legalità. Poi, dopo H2S, che a sua volta veniva dopo Escalation, Faenza si è staccato dal gruppo. Non ha voluto più fare il regista. Anche quello gli sembrava un modo troppo convenzionale. È stato in America a far pratica di nuovi mezzi audiovisivi. E poi una esperienza triennale con la regione Emilia-Romagna per elaborare nuove strutture e nuovi sistemi di comunicazione. Io non credo che il cinema sia uno specifico, cioè il cinema è soltanto un modo di comunicare, un modo di esprimersi, ma questo specificare, settorializzare il cinema, il teatro, la televisione, la radio, la comunicazione, secondo me è un grosso errore, ecco perché cerco di fare delle esperienze che siano più orizzontali, no? Quindi io sono contrario a quello che fa il regista tutta la vita, quello che fa il radiofono tutta la vita, quello che fa il scrittore tutta la vita, perché credo che sia importante proprio agire in una maniera più orizzontale e più capillare. In questo senso le esperienze che ho portato avanti, che cerco di portare avanti, sono tutte esperienze non professionali, cioè non si fa un film all'anno perché si deve fare un film, si fa un film quando si ha la capacità e la necessità di comunicare certe cose o ce n'è la necessità. E allora è un'istanza. Quando non c'è questa necessità, si può anche non fare film, si può anche stare zitti. In questo che dici, non ci può essere anche un dato di sfiducia nella possibilità di continuare a raccontare storie? Ah beh, certo, c'è. Io penso che ci sia questa crisi, anche e soprattutto da parte dei cosiddetti registi del 68, di non saper bene cosa raccontare. Io non saprei assolutamente cosa raccontare, da anni non racconto nulla. Ma non so se una crisi in senso negativo non sia invece una crisi di crescita, cioè a mio avviso è molto importante che ci siano delle persone, degli artisti, dei creatori, degli informatori, chiamiamoli così, e che sono sensibili ai momenti, per cui questo è un momento nel nostro paese di grande riflessione, no? Ed adeguarsi a questa riflessione tacendo, cercando di ricercare, di studiare, di adeguarsi è un fatto positivo, non negativo.